Un enorme boato ha spaventato i residenti di Corso Torino a Vigevano. Un'esplosione terrificante causata da una bombola di ossigeno ha fatto crollare una palazzina. Il sindaco di Casteggio Calegare è alla ricerca della formula per rilanciare la fiera Oltrevini, ma le voci che si rincorrono sono quelle di un nuovo rinvio della manifestazione. Attimi di terrore domenica mattina nel centro storico di Pavia, con un affilato coltello in mano rincorreva il rivale per scappare dalla polizia, sale a bordo di un autobus pubblico. Preoccupazione a Voghera sul futuro di alcuni migranti a cui non sarebbe stato dato l'asilo politico e quindi potrebbero girovagare per le strade senza una fissa dimora. Si scalda la campagna elettorale a Mortara dopo l'accordo contestato tra PD e Forza Italia per un listone unico, ora la Lega Nord abbraccia il gruppo civico Viviamo Mortara. Sindaci e pendolari fanno un sit-in in stazione per sollecitare l'istituzione a riattivare la linea ferroviaria che collega la Lomellina al Piemonte. Per noi, dicono, è indispensabile. Buonasera e ben ritrovati ad una nuova edizione di Pavia Italia. Apriamo il nostro telegiornale con l'esplosione avvenuta nella tarda serata di domenica a Vigevano. È crollata a metà la palazzina in cui si è verificata un'esplosione probabilmente causata da una bombola di ossigeno. Il fabbricato, che si trova in Corso Torino, è stato attentamente ispezionato dai vigili del fuoco di Vigevano, che non hanno rinvenuto corpi di persone o feriti sotto le marcerie. La strada, che successivamente alla deflagrazione è stata chiusa nel tratto tra Corso Togliatti e la circonvallazione, è stata poi riaperta nella prima mattinata di oggi. Ancora oggi i vigili del fuoco stavano perlustrando la zona alla ricerca delle cause per verificare l'agibilità delle strutture limitrofe all'edificio esploso. Vediamo il servizio di Paolo Barni che ripercorre quanto è successo. Erano circa le 22.30 di domenica sera quando un forte boato ha allarmato i residenti della zona di Corso Torino. Subito decine di persone sono scese in strada per capire cosa fosse successo. Dal cortile interno del numero 62, all'angolo con Corso Togliatti, è stato visto uscire del fumo, immediata la chiamata ai vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri, mentre per precauzione è stata inviata un'ambulanza. Il botto e quindi le fiamme provenivano da un deposito sul retro del negozio di caccia e pesca. Una struttura su due piani dove era conservato vario materiale, tra cui delle bombole di ossigeno. Proprio una di queste bombole sarebbe esplosa innescando le fiamme. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio nel giro di circa un'ora, evitando rischi maggiori. Alla luce del giorno la scena è impressionante. Il deposito è andato completamente distrutto dall'esplosione. I carabinieri hanno messo sotto sequestro l'area su ordine della procura e ora dovranno effettuare gli accertamenti sull'origine della deflagrazione. I danni sono davvero ingenti, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Al momento dello scoppio, infatti, nello stabile non era presente nessuno. Oltre al deposito distrutto, si sono registrati danni al laboratorio di falegnameria che si trova nello stesso cortile. Qualche vetro rotto anche tra le abitazioni e i negozi vicini. Se l'esplosione fosse avvenuta di giorno, con le adiacenti attività commerciali aperte e un continuo andirivieni di persone, le conseguenze avrebbero potuto essere ben più pesanti. Il boato è stato talmente forte da essere sentito ad isolati di distanza. I residenti della zona sono scesi in strada per capire cosa fosse successo. Soltanto con le luci del sole si è potuto constatare effettivamente i danni grazie all'operazione dei vigili del fuoco. José Lattari ha raccolto nel prossimo servizio le prime testimonianze, tra cui quella di un falegname che ha il suo deposito proprio a ridosso dell'edificio esploso e che adesso conta i danni davvero ingenti causati dallo scoppio. Sentiamo. Sono stato avvertito ieri sera dal proprietario del colorificio che si pensava stesse dando fuoco i locali dove lavoro, in falegnameria. Mi sono precipitato qua, in realtà per mia fortuna non era qua il problema, era lì, in quel box qua, di fianco, dove è esplosa, quanto si dice, una bombola di ossigeno e che ha provocato quello che si vede. È stato vetri distrutti, finestre, porte, qui è crollato tutto, noi stessi, anche qua i vetri in frantumi anche da me, un danno al furgone, insomma una cosa un po' pesante, però non si capisce bene la causa di questa cosa, boh, i pompieri faranno i loro rilievi e sapremo qualche cosa, per adesso abbiamo solo il disagio.
macerie ovunque, vabbè, forse piuttosto normali in un caso come questo. Vedremo come andrà a finire. Da sempre è considerata la vetrina provinciale più importante sul mondo dell'enologia. Oltrevini rischia anche quest'anno di saltare. Non è ancora certo, ma il sindaco di Casteggio Callegari ha fatto il punto nel prossimo servizio firmato da Ermanno Bidone sul futuro della manifestazione che già nel 2016 era stata rinviata prima a settembre e poi sospesa del tutto in quanto periodo quello in cui le aziende vitivinicole sono nel loro pieno lavoro. Sentiamo quanto ci ha dichiarato sul futuro della manifestazione, sempre più in bilico ed alla ricerca di una nuova formula. Casteggio resterà definitivamente orfana di Oltrevini, la tradizionale rassegna del settore enologico, è presto per dirlo, ma di sicuro dopo il rinvio dell'anno scorso ad oggi non c'è ancora nulla. L'edizione 2016, che avrebbe dovuto tenersi come di consueto tra agosto e settembre, era stata rinviata alla primavera appena iniziata. Il motivo, secondo quanto riferito dall'amministrazione, era che per le aziende agricole sarebbe stato meglio realizzarla in una fase diversa da quella del raccolto, già di per sé molto impegnativa. La manifestazione che per tanti anni è stata lo specchio e la vetrina del produttore del vino del territorio non era più gradita ai produttori. Abbiamo già altre manifestazioni che si sono fermate nel tempo. Non abbiamo fretta, è meglio meditare bene sulle cose piuttosto che farle per il gusto di farle. Insomma, il comune farà la sua parte se e solo se il gioco varrà la candela. Questo in sintesi il messaggio del sindaco, che ha programmato una serie di incontri per capire se si riuscirà in tempi sempre più stretti a definire un format nuovo per la promozione del vino dentro il territorio del vino. Una sfida non certo facile in tempi in cui le aziende guardano sempre più all'estero per intercettare nuovi e potenziali clienti. Per fare una cosa per il gusto di farla, che poi è un buco nell'acqua, non conviene assolutamente farlo, conviene piuttosto tribolare per mettere in piedi un format che sia condiviso e che possa essere davvero utile per il territorio. Mi sono incontrato venerdì scorso con persone che possono essere interessate a realizzare questa manifestazione e domani 21 mi troverò con un'altra vendettrice di Milano. Da quest'anno, tra l'altro, la Fiera di Casteggio, ribattezzata Oltrexpo, non sarà più gestita come è stato nell'ultimo triennio dalla società esterna LIA Eventi. Il comune ha deciso di non rinnovare il bando per l'assegnazione ed ora ogni iniziativa passerà di nuovo dal municipio. Andiamo adesso a Pavia con una notizia di cronaca. Domenica mattina un giovane ha rincorso in pieno centro il suo rivale con in mano un coltello da cucina appuntito. Sono arrivati quasi alla colluttazione che poteva costare caro ad uno dei due, entrambi stranieri. Il giovane con il coltello è fuggito a bordo di un autobus pubblico, successivamente è stato fermato da una volante della polizia. Luca Pattarini ricostruisce tutta la vicenda. La scena a cui hanno assistito diversi testimoni domenica mattina a Pavia deve essere sembrata quasi surreale. Un ragazzo che ne insegue un altro in pieno centro storico, con in mano un coltello da cucina. L'aggressore tenta di colpirlo un paio di volte, poi desiste e sale su un autobus, mentre l'altro ragazzo fugge verso viale Cesare Battisti. Gli agenti della squadra volante della questura, giunti sul posto in pochi minuti, non hanno difficoltà ad individuare l'autobus e a farlo fermare, facendo scendere il giovane con il coltello, un domenicano di 30 anni. Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero avuto un violento diverbio nella serata di sabato e il domenicano, temendo di venire aggredito, la mattina seguente era uscito di casa con il coltello. Stando alla sua versione, il rivale l'avrebbe effettivamente colpito con un pugno in Viale della Libertà e solo a quel punto lui avrebbe estratto il coltello per difendersi. Un racconto piuttosto confuso, in verità, che non ha convinto del tutto i poliziotti. Gli agenti, dopo gli accertamenti di rito, hanno sequestrato il coltello e denunciato a piede libero il trentenne. Rimaniamo a Pavia, la commissione carceri di Regione Lombardia ha visitato il carcere di Torre del Gallo. La delegazione del Pirellone era guidata dal presidente di commissione Fabio Fanetti. I consiglieri sono stati accolti dalla direttrice dell'istituto penitenziario Stefania D'Agostino, che li ha poi accompagnati nella visita. La commissione carceri ha fatto il punto su temi quali quelli del sovraffollamento, della disponibilità del personale carcerario e sul centro psichiatrico interno dove sono arrivati i primi 4 carcerati. Sentiamo.
Sì, la visita aveva la finalità effettivamente di verificare l'apertura del centro psichiatrico, perché il 10 marzo del 2014 siamo venuti in visita per la prima volta a questo istituto e quindi c'era in ballo questa situazione e oggi possiamo vederne la realizzazione con l'assegnazione di 4 detenuti che sono lombardi e che sono appoggiati su altri istituti. Penso che questo sia positivo e qui direi che farei un plauso alla nuova direttrice, che le auguro anche un po' prosegue nel lavoro che ha sostituito la direttrice di prima, oggi la dottoressa D'Agostino Stefania, e un plauso anche a tutta la polizia penitenziaria, a tutti gli operatori sanitari e volontari che operano all'interno di questa struttura. Una struttura che ha 570 detenuti, quindi con parecchie problematiche, ma effettivamente le persone fanno la differenza, quindi la capacità della polizia penitenziaria di sopperire molte volte anche alla carenza di organico e anche la direttrice di correre su parecchie realtà permette di dare dei risultati positivi. Questo mi sento di dirlo anche perché comunque sono direttrice da qui, da ottobre, quindi da poco tempo, ma comunque conosco bene l'istituto perché ho fatto per tanti anni il vice direttore in passato, quindi so bene la valenza e l'importanza del personale tutto, di polizia penitenziaria e dei ministeriali. E anche in questa occasione voglio dire, come è stato per l'apertura del polo, voglio dire sicuramente hanno dimostrato attaccamento al lavoro e quindi sono sicura che comunque proseguiremo bene. Andiamo inoltre Po, dove c'è preoccupazione sul futuro dei migranti che non hanno ottenuto l'asilo politico. Voghera è spaventata del fatto che possa succedere quanto accaduto a Mortara soltanto qualche settimana fa, quando un drappello di profughi ha bloccato per ore la ferrovia e la stazione. Il sindaco di Voghera, Carlo Barbieri, fa nuovamente leva sulle difficoltà del comune a recepire informazioni su questa tematica e si mette di traverso per altri eventuali nuovi arrivi. Sentiamo il servizio di Armando Bidone. C'è preoccupazione a Voghera e non solo per la possibile espulsione di alcune decine di migranti da alberghi e strutture di accoglienza. La questione, che era alla base anche delle proteste scoppiate a Mortara a febbraio, è la seguente. All'arrivo in Italia il migrante viene inserito nel sistema dell'accoglienza e avvia la richiesta di asilo. Se la domanda viene respinta dalla commissione, il migrante può chiedere in secondo grado che si esprima un tribunale. Se anche qui la domanda viene rigettata, si va al terzo grado di giudizio. Se ancora le richieste del migrante non sono dichiarate legittime, dovrebbe scattare l'espulsione dal territorio nazionale. Fino ad allora, però, l'accoglienza nelle strutture dovrebbe essere garantita. Secondo recenti disposizioni, però, dopo il secondo no, i richiedenti asilo non avrebbero più diritto a ricevere aiuti e dovrebbero uscire dalle strutture e arrangiarsi nell'attesa della risposta definitiva. Al netto di ricorsi, cavilli e sospensive, peraltro già annunciati da alcune realtà del terzo settore, nel giro di qualche mese a Voghera, come nel resto della provincia, potrebbero esserci dunque decine di persone in queste condizioni e il loro numero non potrà che crescere e c'è chi teme ulteriori tensioni e problemi di ordine pubblico. Intanto, sempre sul fronte immigrazione, dell'arrivo di altri richiedenti asilo a Voghera, dato per certo in campagna elettorale, non si è più saputo nulla. Il comune purtroppo viene poco informato di queste cose che accadono, perché per di più sono rapporti tra i privati che mettono a disposizione delle strutture e la prefettura che emette i bandi per ospitare i migranti. Mi auguro che il tutto venga gestito con grande equilibrio, perché Voghera ha già dato sufficientemente a due strutture che ospitano i migranti e credo che siano più che sufficienti. Gli agenti della squadra volante di Pavia hanno denunciato a piede libero 4 ragazze di origine dominicana per rissa. I poliziotti sono dovuti intervenire nel pomeriggio di domenica in zona Santa Teresa, dove era stata segnalata una violenta lite tra più persone. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato le 4 giovani che avevano iniziato a litigare per futili motivi. 2 di loro si erano poi prese a schiaffi, le altre, tentando di separarle, avevano peggiorato la situazione. Ne era nata così una maxi rissa, sedata solo grazie all'arrivo delle forze dell'ordine, che hanno riportato la calma e identificato le 4 ragazze. Cambiamo argomento e rimaniamo però sempre a Pavia, dove il Comune ha approvato il rendiconto 2016. Tra le righe di questo documento è spuntato un tesoretto di circa 500.000 di euro che il sindaco De Paoli e la sua giunta impegneranno per lavori pubblici e per altri interventi per la città. Mario Fortunato fa il punto della situazione nel prossimo servizio.
Un tesoretto da circa mezzo milione di euro da investire in nuovi progetti o in opere pubbliche. La giunta del Mezzabarba ha approvato il rendiconto del 2016 ed ora si trova con un bel gruzzolo da investire. La cifra definitiva a disposizione non è ancora ufficiale, ma dovrebbe essere nell'ordine di alcune centinaia di migliaia di euro. Come utilizzare queste risorse? Tra le idee, ha spiegato l'assessore al bilancio Ruffinazzi, c'è quella di anticipare i lavori per realizzare il cavalcavia nella zona degli ospedali, intervento per cui si dovranno aspettare i fondi del bando periferie, che arriveranno però a fine anno. Se l'avanzo di bilancio dovesse corrispondere all'importo richiesto per i lavori, il cantiere potrebbe partire dunque ben prima del 2018, ma una decisione definitiva non è stata ancora presa. Approvato il rendiconto in giunta, si passerà all'approvazione poi in Consiglio Comunale entro la fine di aprile, approveremo il consultivo, e questo permetterà di liberare le risorse non spese nel 2016 e quindi di fare un ragionamento su come ricollocare queste somme per attivare nuovi progetti o finanziare nuove opere pubbliche. Si tratta spannometricamente, perché oggi non possiamo che fare di dire questo, di qualche centinaia di migliaia di euro, e questo appunto ci permetterà di riformulare nuovi progetti o andare a finanziare qualche opera pubblica che non si è riuscita a finanziare col bilancio preventivo. Tempo di elezioni a Mortara, o meglio di campagna elettorale, mentre si paventa un listone che accorpa Partito Democratico e Forza Italia, che sta facendo già discutere, la Lega Nord, oggi al governo della città, ha stretto un'alleanza programmatica con il gruppo Viviamo Mortara. L'accordo elettorale è stato presentato domenica nel corso di una conferenza stampa. Ci tengo, ecco, a sottolineare che appunto il lavoro che abbiamo svolto è stato mirato a sostenere Marco e quindi a cercare di offrirgli la miglior squadra per ottenere la riconferma della città, e crediamo che questa sia effettivamente la migliore soluzione che potevamo trovare. Il nome stesso Viviamo Mortara sta a sottolineare comunque la passione, l'attaccamento alla nostra città, per cercare di migliorarla, cercare di poter fare di più di quello che si è potuto fare con le risorse che ormai mi sembra di cantare la ninna nanna, ma è la solita cantilena, di fatto di avere pochissime risorse a disposizione, non per fare opere faraoniche, ma per cercare di dare un decoro normale della nostra città. Abbiamo raccolto molte idee, e chi ha proposto queste idee ha deciso anche di mettersi in prima persona per sostenerle. Così è nata una lista che abbiamo deciso di chiamare Viviamo Mortara. Forse per qualcuno di noi potrà sembrare banale, ma in questi casi i nomi lasciano un po' il tempo che trovano. Sono le persone che caratterizzano i simboli. E appoggiamo il Marco perché io personalmente 2 anni che lavoro per Mortara, faccio il volontario, nel sociale specialmente. Marco c'è da lavorare perché vedo tanta povertà, e ho appoggiato questa lista perché è 5 anni, ha esperienza, ho lavorato bene con loro, li stimo, e specialmente il sindaco Marco Facchinotti, che oltretutto è un mio caro amico. Rimaniamo in Lomellina e più precisamente a Vigevano. Il Partito Democratico alza la voce per le liste di attesa ancora troppo lunghe alle scuole materne comunali della città. Le critiche più pesanti riguardano l'asilo Cararola. Vediamo il servizio di Paolo Barni. Liste d'attesa ancora troppo lunghe per le scuole materne comunali vigevanesi. A lanciare l'allarme il Partito Democratico, che critica l'amministrazione soprattutto per la situazione che si è venuta a creare all'asilo Cararola. Con il prossimo anno scolastico, infatti, diventerà esecutiva la riorganizzazione che prevede per quell'asilo la chiusura di una sezione. Degli 84 che hanno fatto domanda, quindi soltanto 11 potranno essere inseriti. La riorganizzazione degli asili aveva come motivazione di base il calo delle iscrizioni, e il sindaco Sala parlava di liste d'attesa quasi vuote.
porte, mentre la realtà è ben diversa, scrivono in una nota i consiglieri comunali Spissu e Cossico Piccolini insieme al segretario Bertucci. Indetto leghista prima i nostri suona ridicolo e falso, continuano gli esponenti PD, e le porte che vengono chiuse sono quelle dei servizi ai cittadini vigevanesi. I consiglieri chiedono se la lista d'attesa di 73 bambini che si è formata all'asilo Cararola sia sufficiente a far tornare l'amministrazione sui propri passi, riaprendo la seconda sezione. In Cararola comunque non è il solo asilo dove si sono create lunghe liste d'attesa. 52 sono i bambini rimasti esclusi alla Cocconi Cervi, 85 alla De Omini. Numeri destinati a calare, in quanto molte famiglie hanno fatto la doppia iscrizione alle strutture comunali e a quelle statali, ma che dovrebbero rimanere comunque di una certa consistenza anche quando la situazione si sarà assestata. Con questa notizia chiudiamo qui la prima parte di Pavia Italia. Noi ci vediamo dopo la pubblicità. Ritorniamo in studio e andiamo ora a Pavia. Il sindaco De Paoli ha confessato in una girandola di incontri i consiglieri di maggioranza. Come aveva annunciato la settimana scorsa, il primo cittadino ha riunito uno ad uno i propri consiglieri per fare il punto della situazione sull'operato amministrativo. Si è anche parlato della scissione interna ai democratici e della situazione venutasi a creare con l'assessore scissionista Giacomo Galazzo. Il servizio è di Mario Fortunato. Rimpasto di assessori e dirigenti, rappresentanza della lista civica e la posizione di Giacomo Galazzo, uscito dal PD e senza riferimenti in maggioranza. Sono i principali temi politici messi sul tavolo del sindaco da parte dei consiglieri comunali, democratici e della lista Cittadini per De Paoli, nel corso dei faccia a faccia calendarizzati nello scorso weekend. 19 in tutto, uno con ciascun consigliere di centrosinistra. L'unico esentato da questi confessionali è stato il capogruppo del PD Michele Lissia, che ha contatti con il sindaco quotidianamente. De Paoli ha accolto i componenti della sua maggioranza a Palazzo Mezzabarba, armato di carta e penna. A ogni consigliere ha rivolto le stesse poche e semplici domande: nome e cognome, corrente ed assessore di riferimento e posizione rispetto al prossimo congresso del partito, per cominciare. Il tema di un eventuale rimpasto è stato sollevato anche dal sindaco, che ha poi chiesto ai suoi un'opinione sullo stato di attuazione del programma. Quesiti diretti e risposte altrettanto chiare che De Paoli ha annotato in una preziosissima tabella. Da un punto di vista amministrativo, tra i consiglieri di maggioranza è inoltre emersa necessità di recuperare alcune aree dismesse, al di là delle azioni già avviate nel vecchio arsenale di Via Riviera. Toccherà ora al sindaco fare sintesi tra richieste e suggerimenti messi sul tavolo del Mezzabarba. Vi do conto ora di un'altra notizia di cronaca. Incidente nel primo pomeriggio in Viale Agricoltura a Vigevano. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 15, giusto all'imbocco del sottopasso di Corso Genova. A scontrarsi frontalmente sono state una Ford e un furgone Mercedes. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da verificare. La polizia stradale sta compiendo gli accertamenti del caso. In seguito al forte impatto, il furgone è andato a concludere la sua corsa contro una sbarra lato della carreggiata. Due le persone rimaste ferite, due uomini di 42 e 78 anni. Per entrambi sono state necessarie delle medicazioni in pronto soccorso. Cambiamo adesso radicalmente argomento e parliamo di trasporti. Ennesima protesta per la riattivazione della linea ferroviaria Mortara-Casale. Ancora una volta i sindaci della zona, con alla testa quello di Candia, Stefano Tonetti, hanno occupato i binari, come vedremo nelle immagini girate da Alex Morandi, facendo sentire la loro voce. Quella di un territorio che reclama nuovamente il servizio utilizzato anche da tanti pendolari lomellini diretti in Piemonte. Di questo disservizio e di tanti altri che toccano da vicino le linee ferrate della provincia parleremo durante il nostro talk show PV Punti di Vista di mercoledì in diretta alle 21.10. Ora invece sentiamo lo sfogo del sindaco Tonetti durante la manifestazione. Siamo qui a fare questa ennesima protesta per chiedere la riattivazione della linea ferroviaria. Noi riteniamo che sia di fondamentale importanza riprendere il collegamento con i territori limitrofi, con il milanese e con il vicino Monferrato. Noi dobbiamo per forza riavere questo pendolarismo, perché non possiamo non pensare al bene comune per i nostri pendolari, per la nostra società. Dobbiamo per forza avere un mezzo di trasporto d'eccellenza come il treno. La linea passa, la linea era stata rinnovata da poco, chiediamo semplicemente che venga riaperta. I treni passavano, 17 o 18 treni al giorno, più due merci, ma le merci lavoravano, facevo tutto,
Io tassavo i carri, facevo tutto io qua. Questa era la nostra ultima notizia, vi saluto e vi lascio in compagnia della nostra programmazione.